Ragazzi, facciamo tutto il giro dell'Apple Campus. Inizia qui. Infinite Loop, dove siamo stati prima. Qui c'è l'Infinite Loop numero 1. Eccolo. Qui c'è il Company Store, dove siamo stati a fare la spesuccia. Qui c'è l'entrata principale, quindi il numero 1 di Infinite Loop è l'entrata principale della Apple. Abbiamo provato ad entrare, ma non ci hanno dato una risposta affermativa, diciamo così. Senza badge Apple non si entra. Qui c'è da dove partono tutte le consegne, i vari Mac, tutta la roba che parte. Ecco qui i camion che vengono riempiti di Mac e di prodotti. Qui c'è Infinite Loop numero 2, un'altra costruzione. Ogni costruzione è adibita ovviamente a cose differenti. È praticamente un anello. Infatti Infinite Loop vuol dire anello infinito. Arriviamo al terzo, eccolo qui. Ovviamente tutto in mezzo al verde, tenuto molto bene. C'è il parcheggio davanti a ogni costruzione. E qui vediamo, c'è il quarto, ecco, rallenta, che vediamo a cosa è adibito. Per esempio questo c'è l'auditorium, la caffetteria, la conference center e il briefing center. La gente che esce. Tutti con i loro badge. Dosso. Arriviamo al numero 5. Infinite Loop numero 5. Eccolo qui. Per arrivare all'ultimo. Bump. Diciamo, sarebbe bello fare una visita guidata dentro, però a quanto pare non si può. E siamo tornati al punto di partenza. Questo è il sesto. Qui c'è il sesto, Infinite Loop numero 6. Eccolo lì. Nessuno dei capi si vede in giro. E qui siamo di nuovo al punto di partenza. Questo era il campus di Cupertino. 6 costruzioni. Molto grande, molto bello. E adesso direzione Mountain View.